Caritas ha avviato recentemente un servizio per l'identificazione delle specie legnose. In natura esistono centinaia di specie arboree, moltissime delle quali rivestono un'importanza commerciale perché vengono impiegate nella produzione di manufatti. Il legno trova impiego nell'industria edilizia, sia come materiale strutturale che per la produzione di serramenti, pavimenti, rivestimenti, ma anche naturalmente nell'industria del mobile, nell'industria navale, nella fabbricazione di strumenti musicali e in molti altri settori. La necessità di arrivare a un'identificazione della natura e magari anche della provenienza del legno di cui è costituito un manufatto può essere motivata da diverse ragioni, tipicamente nella risoluzione di controversie legali, ad esempio quando un acquirente contesti la conformità di una fornitura di legname, ma anche per ragioni culturali, per esempio per la caratterizzazione delle strutture di edifici storici o di manufatti, e ancora per contrastare il taglio illegale delle specie protette. L'identificazione delle specie legnose è spesso una procedura molto complessa, in quanto poche specie hanno caratteristiche macroscopiche così distintive da consentire il riconoscimento a occhio nudo. Molto più spesso occorre accompagnare l'esame macroscopico a quello microscopico. Questo significa che occorre preparare dei campioni adatti all'osservazione al microscopio, che consente di definire i dettagli anatomici che identificano le diverse specie legnose. Il microtomo è una sorta di affettatrice capace di tagliare il legno in strati di pochi micron di spessore. Questi possono essere montati su vetrino e osservati al microscopio. Una volta identificati gli elementi anatomici distintivi, si procede all'identificazione della specie legnosa attraverso chiavi dicotomiche e mediante il confronto con banche dati allestite da esperti appassionati in tutto il mondo. Questa rappresenta l'ultima novità nell'ambito delle attività del laboratorio di prove biologiche del CATAS, che tradizionalmente lavora sulla valutazione della durabilità naturale del legno e sulla valutazione dell'efficacia dei trattamenti protettivi.